Information Sporting Club, l'informazione a misura di tutti. Ecco la scritta, visto che le dirette sono elaborabili, tu farai per Benino le 10 domande in modo che noi taglieremo questa parte di diretta e la caricheremo. Come ma io le 10 domande però te le faccio dopo aver parlato di Venezia. Prossimamente su Canale 5. Perché quello è proprio il momento di ilarità. Lo faremo all'ultimo in modo che nessuno ci guarda e non prendiamo pompa. Esatto. Cioè, no, già mi sto addormentando che inizia a essere fatta una certa. Conferma mai un pa? Ci sta? Ti aspettavi sì. Altro? Ti va bene? Beh, ti va bene che sia il titolare o sarà Lezzerini il titolare? Beh, ma è lo stesso dubbio che ho palesato in video, nel senso che Mempa resta per giocare. Intanto io non trovo, mi sono scordato dove sono i banner, mortacci mia. Ti vedo. Sì, è mezz'ora che navigo, ecco. O rispondo o ecco. Allora, come ci switchiamo completamente la grafica, togliamo anche la maglietta, andiamo a mettere un più simpatico nulla. Un più simpatici. Allora, Mempa io penso resti per giocare. Dopo quei mesi che ha fatto, cioè cosa ha fatto in panchina? Se l'è guadagnato sul campo. Non è difficile. Io nutro qualche piccolo dubbio in più su Lezze, perché ti spacchi il crociato, emerge tra virgolette un portiere di affidamento pari al tuo, superiore ovviamente per una questione di esperienza. Però se mettiamo la differenza di 10 anni di esperienza, tecnicamente la sicurezza può essere potenzialmente quella. Secondo te il Venezia imposterà la squadra con l'idea che scendendo manterrebbe comunque quell'ossatura, visto il contratto di 5 anni per l'allenatore, visto comunque la conferma di altri giocatori? Beh, oddio, o proveranno a cambiare il contratto lungo lo firma Zanetti, non Mempa, per dirne uno. No, sì, sì, no, io non parlavo, sì, no, vabbè, c'ha anche insomma, l'età che c'ha. No, quella la domanda è: imposterà 36 una squadra anni per un portiere, seria... non sono no, non sono tantissimi. Infatti, poi andremo pure a vedere che Buffon oggi firma col Parma e il prossimo anno sarà in B da capitano del Parma. Insomma, rientro a casa per Gigi, che si riprende la porta del Parma dopo 20 anni di Juventus con quella tinta parigina, un po' così. No, sì, Mempa ok, però è un Venezia che non mi sembra cambierà 20 giocatori per provare a fare la terra al gruppo. E... no, ne cambia, penso ne prenda un 5 di giocatori, non di più. Quindi crede nel gruppo, gli darà la possibilità al gruppo di giocarsi la chance della A, qualora scendessero, insomma, nessun dramma. No, più che altro comunque Venezia per politica fa acquisti quelli che i tifosi definiscono esotici, perché comunque mentre per le squadre di neopromosse si parla magari di giocatori invece che sono retrocessi con le altre, Venezia va in Israele a prendere il capitano della nazionale israeliana. Sì, infatti quello volevo chiederti. Perez, come si pronuncia? Perez. Non ho la più pallida idea. Penso Perez all'Iberica, visto che è mezzo, visto che ha il passaporto portoghese. Ruolo? Centrocampista. Quindi un nuovo Malè? No, un simil Dezzi più o meno. No, Malè per caratteristica. No, intendo tu lo vedi al posto di Malè oppure ci credi ancora un po' nel ritorno? Intanto devo vederlo per vederlo da qualche parte, perché cioè ora no, vabbè, io parlavo io apprezzo tutti i grandi rosa, conoscitori no? Del Maccabi, io apprezzo tutti i grandi conoscitori del Maccabi Tel Aviv, io vorrei sapere in quanti conoscono Perez, in quanti l'hanno visto, in quanti conoscono le sue caratteristiche, tralasciando i video su YouTube. Va visto prima di poter dire che ruolo preciso ha. In teoria, come Dezzi, è adatto a giocare più o meno in tutti i ruoli del centrocampo, ma lei non è sostituibile realisticamente. No. E tu ci credi che torna? Cioè, ci fai un no. Pensierino? No, secondo te resta a Firenze? Con tutto il casino, con tutto Gattuso che salta, forse non salta? No, secondo me il caos... allontana ancora di più Malè da Venezia, perché magari con Gattuso facevi ancora qualche acquisto in mezzo, ma lei poteva diventare di troppo,
e magari lo davano in prestito così, senza sapere neanche chi allena, non fanno altri acquisti a Firenze, quindi cioè, io francamente me la metto abbastanza in tasca che ormai è andato. Senti, ma l'autore del gol promozione resta in A? Ma penso di sì. Penso farà da vicepunta, senatore, da vice forte. No, no, ah, fa proprio spogliatoio. Farà da vice punta, ma penso farà da uomo spogliatoio. Cioè, insomma, se lo merita alla fine, comunque. Sì, lui penso ci sarebbe. Mi dovessero dire sarà il vice forte lui in Serie A, con tutto il bene che gli voglio, non lo so. Ecco, lì mi nutrirei qualche piccolo dubbio. Però insomma, vediamo. Cioè, siamo ai 16 giugno. Tecnicamente il mercato ancora non è aperto, tra l'altro. No, ma infatti cioè, stiamo cercando un po' di fare chiacchiere. E credo che resterà in spogliatoio. Io sul Venezia non ho tantissime altre domande, quindi se tu vuoi andare. Ma in realtà non ci sono tante cose, perché ci sono i rinnovi di Mempà e Molinaro sul tavolo, uno già ufficializzato, l'altro non dovrebbe mancare tanto. Perez raggiungerà tra poco Schneg tra i nuovi acquisti, perché insomma si è fatto tutto il viaggio da Milano, pare sia già a Venezia, insomma credo sia ormai questione di ore, e per il resto cioè il Venezia tra virgolette il grosso per il mese di giugno lo fa, perché sostituisce i due giocatori che invece entreranno alla base, perché Ricci e Malè li perderà. Ha già preso due altri giocatori. Vediamo Ferrarini se resterà o meno. Io per la Serie A non lo so se è pronto, francamente, perché è un campionato un po' diverso. Penso faranno un po' di valutazione anche loro internamente, ma Ferrarini di prestiti è quello che potrebbe più possibile che resti. Ecco. Per il resto hai già chiuso due acquisti. No, ma infatti è una delle forse la squadra italiana che ha già fatto qualcosina, perché insomma si parla spesso di uscite, il Venezia invece ha fatto entrare qualcosa. Buffon in B? Te lo aspettavi? O pensavi andasse a cercarsi quella Champions che manca anche da secondo? O andava a prendere l'ultimo contratto della vita in America o in quei posti là, però che non ne ha bisogno, o andava a Parma. Cioè, non c'è poco da... Io apprezzo magari per dirti il giornale con cui dato semi in ottimi rapporti come il Gazzettino che lanciò la sparata di un interessamento del Venezia per Buffon, ma insomma, tutta franchezza. Buffon è andato un po' ovunque, l'hanno affiancata alla Roma come seconda al Barcellona, cioè... D'altronde è un nome che nonostante l'età, comunque le prestazioni anche quest'anno qualcosina ha dato, quindi... Però Roma e Barcellona sono una cosa... No, a Venezia è un discorso un po' diverso, anche perché prenderà comunque il suo milioncino di ingaggio onesto, sì, ma anche perché comunque ti porta pubblicità, ti porta gente, anche perché è Buffon, non è che stiamo andando io e te.